poi siete diventate così, a me così non ma mi perché mi piace. Mi sento anche male a dirlo, cioè. Non ti voglio diventare suora, ma terrorizzata da sta cosa, ragazzi. Signore e signori, ladies and gentlemen, io sono Tony Pants, lei è Gesù Esile e benvenuti su questo canale. Siamo qui oggi per commentare, ragazzi, la terza puntata di Ti Spedisco in Convento 3, ragazzi. Un format che ci sta appassionando perché le suore riescono a esorcizzare tutte queste ragazze, sembrerebbe. Amore, ti sta talmente appassionando che ti sono venuti tutti i capelli bianchi. E le ragadi. Quindi aiutiamo questo signore. Signore, a lei la badata. Tu sei la padante. Aiutatemi lasciando un like, condividendo il video, lasciando un commento e iscrivendovi al canale. Mi così raccomando. Compriamo una tinta. Una tinta? Che bastardo. Ragazzi, per favore, seguite Gesù Esile su Instagram. È importante, vorrei che arrivasse 10.000 follower perché così almeno lavora da sola e si sbaracca dalle palle. Dove siamo arrivati, ragazzi? Sembrerebbe che una di loro, nelle anticipazioni di questa puntata, se ne sarebbe andata proprio oggi perché ha paura della conversione. Quindi noi siamo super gasati, vogliamo vedere cosa accade. Speriamo vivamente che questa ragazza diventi una suora. Cominciamo subito. Ti spedisco in convento se non lo guardo. Me ne pento. E trovano la felicità solo nel materialismo. In the materialism. Se affrontassero un percorso spirituale. Vediamo ragazzi, la terza puntata, siamo ai pati perché siamo quasi alla fine. Siamo ai pati. Abbiamo l'iPad addosso. Ai pati. Cioè, ma che modo di dire è? La suora che chatta su WhatsApp, che gioca al poker online. Ti prego, ti immagini? Intanto Beatrice è tormentata da mille dubbi. Ah, Beatrice pensa di diventare suora. Ah, sì. Lei è molto... La ritroviamo molto confusa sul suo percorso perché ha paura di sentire, magari di provare sentimenti mai provati prima. Verso Gesù. Dici, mando a calci in culo in Sicilia. Non litighi. Dici, mando a calci in culo in Sicilia, Quindi, litigi, sorprese, pianti e un'uscita. Ti smetti come tu. Ragazzi, terza puntata, Gesù Esile, mi raccomando, è tutta fatta. Eccoci, siamo tornati a Roma. Ah no, siamo a Monte Carlo. Facciamo un giro sotto che c'è almeno Valentina. Ah, lui continua a dire parolacce mentre cammina, lo senti? Per il papà di Beatrice. Sì. Lusso. Sfrenato. Barche, yacht. Io vorrei troppo delle scarpe di quelle tipo le tue, ma... No, vedi? Sono i brand. Sì, ancora. Sembra che cammina e fa... No, perché voglio andare cazzo lì, voglio andare fanculo là, Mio papà, lui si fida molto di me. Certo, mi lascia la carta di credito da quando sono piccola. Allora? Grazie, papà. Sei contenta? Sei un bravo. Ma stiamo spendendo 3.400 euro. Sei contenta? Adesso gli esami bisogna passarli tutti. Per forza, che se no ti saccagno di botte con le Louis Vuitton, va bene? Però poi possiamo passare a prenderci un aperitivo qua all'Hotel de Paris. E invece si ritorna al convento. Dormito, ma sono sempre più suora, Però lei è molto inserita, devo dire. Sto distrutta, non sono neanche andata a messa. Mi sento in colpa. Domani vengo. Stai tranquilla. Sorpina, stai tranquilla che ti scasso di botte dopo. Qual è il mio ruolo? Se sto facendo la cosa giusta. C'è un pianto, Se sono ancora sicura che io voglio fare le cose che voglio fare. Hai capito, amore? Sta cambiando, ragazzi. Si sta facendo delle domande, come giusto che sia. Io vorrei tanto confrontarmi con i miei genitori perché mi sono sempre confrontata con loro. Sarà una puntata piena pregna di santità. Comunque sia, la giornata in convento sarà allietata da una misteriosa novità. Ah, mysterious news. Allora, noi oggi avremo 10 ospiti. 10 ospedec. Ospedec. 10 ospedec. Ok, per fare questo dobbiamo creare l'accoglienza di queste persone. Alcune di voi preparano la sala dove devono mangiare. Ok, certo. Chi sono queste persone? Chi sono? Sorpresa. Magari i loro genitori? Può essere. Non sono maschi, sono donne. Guarda che a noi ci piacciono i maschi, Sorpina, ma così ce lo dice, all'improvviso. Mentre Francesca e Beatrice si occupano di allestire un nuovo refettorio con Suor Carmelita. Ah,
Aprono il nuovo refettorio, quindi la nuova sala pranzo. E ci andiamo tutti insieme. Facciamo festa. Carmelita! 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 Amore, però questo bagno è più grande. Guarda, c'è la doccia. È enorme. C'è la doccia. Possiamo trasferirci qua, io e... Dovete chiedere a Suor Carmelita. E allora, se chiede a Suor Carmelita, dice sicuro sì. Non ci vorrà mai trasferire qua, è enorme. Perché già appartiene a un'altra persona questa notte. Ma sono persone grandi della nostra età. Allora indagano, indagano. Sì, sì, cercano di farle spoilerare cose. E a me loro non hanno detto. Lei non sniccia, lei lo sniccia alle sue sorelle. Non sniccia, la suora non sniccia. Ma che anno tu hai avuto la vocazione? Che anno, dopo che mi sono... Allora, nel 64. E come non mi ricordo, i miei non volevano che mi facessi suora. Ma tu con questo amore non potevi fare altro. Hai fatto bene, Carmelita, ci stai regalando gioia nella vita. A noi e a chi guarda te. Ogni ragazza si trova un bivio di fare le sue scelte, no? Però se tu ti metti in atteggiamento di ascolto, il Signore ti fa capire se lui... La chiamata parte sempre da lui. Certo, e paghi lo scatto alla risposta anche. Se parte la chiamata da Gesù, tu cosa fai? Rispondi, ma lui di solito fa gli squilli. Sei tu che poi devi capire che sei adatto per lui. Perché lui ti chiama con l'addebito. A un certo punto, a mezzogiorno, Padre Pio, finì l'Angelus, subito io scappai vicino a lei. E io dissi, Padre Pio! Ma l'altro ha visto! Che cosa devo fare, Padre Pio? È tra le suore battistine la mia strada. Ah, la chiesa Padre Pio. Lui si avvicinò, mi mise le mani in testa, vedi qua, e disse così: Che devo fare? Magari aveva tipo il torcicollo e si è fatta suora. Ti immagini? Per un dolore al collo, suor Carmelita. Aveva un dolore al collo. Era così? Sembrava che facesse di sì. E lei si è fatta suora per questo. Capito le cose della vita? Dopo il racconto di suor Carmelita, c'è solo una domanda che risuona nella testa di Beatrice. Quale? Io ho paura di sta cosa della vocazione. Mi fa una paura del... Della è Madonna. Terrorizzata. Della Madonna. Della vocazione. Di vocazione hai paura. Ho paura. Ma tutti abbiamo... Io non vocazione. Voglio ricevere una vocazione e diventare una suora. Io voglio continuare a divertirmi. Guarda che è reale l'ansia. Io da ragazzino ho paura di vedere qualcosa di... Sì, è vero, ogni tanto ansia, capita. Quando magari poi da piccolo, comunque noi siamo stati abituati a frequentare la chiesa, cioè l'oratorio, comunque quell'ambiente fino magari a una certa età. Tiene ansia, dici che mi... Ma io ogni vedo... tanto magari ci pensa questa cosa. In sto posto qua mi fa paura. Anche già solo l'arredamento, quindi pensare di... Certo, l'arredamento, anche all'IKEA, se guardi l'IKEA diventi svedese. È vero. Comunque tu sai che c'hai una vocazione? No, non me lo dire. Ma... No! Io ce l'ho, no, ti prego, vocazione, voglio sapere di vocazione, ti prego, lasciami stare. Okay. No, perché tu stai tremando proprio. È già ansia. Ma quale ansia devi avere? Io spero che Beatrice diventi suora. No, amore, sarebbe... Ma neanche... Lasciate ma like se volete che Beatrice diventi suora. Ma non per forza che diventi suora, però magari davvero intraprende un percorso anche di vita normale, capito? Diversa dalla sua. Cioè, sarebbe assurdo scoprirlo. Però dico, poi inizio a pensare a quando uscirò da qua. Come mi dovrò comportare? Ah, vedi, anche Ariel ha capito che magari faceva delle cose sbagliate. E io voglio smettere di bere. Cioè, magari per dire non bere così tanto come faceva prima. Voglio smettere di bere, ragazzi. E quindi dice, sono miei amici, la compagnia che frequento, ma probabilmente per comportarsi in maniera un po'... Ma un po' più sana, forse, cioè... E andiamo! E anche oggi la locopedia non è servita. Oppure diminuire. Come ha fatto forse. Silvia, che ne è uscita adesso finalmente, anni e anni con Candy Crush, finalmente è riuscito a rimuoverla dal telefono. Applauso, ragazzi! Io voglio diminuire soprattutto, ma poi un giorno anche pure smette, perché non mi serve un... È per questo. Una cosa che non serve bisogna lasciare fuori. Andiamo, vediamo se loro hanno finito. Secondo me mi frega un cazzo. Non vedeva l'ora di finire il discorso la suora. Ma c'è una cosa che non serve... Vediamo se ha finito, vediamo. Ma perché piangi? Beatrice continua a piangere, non si riprende. Ma cos'è questo amore? Cos'è questa corsa? Ma si sta allenando. Ma questo slow motion bellissimo. Ciccio, metti le Olimpiadi che corre con Usain Bolt, che con Jacobs, che corrono e fai 100 metri. Allora no, devi ascoltarlo. No, ma non è quello, che io non... Cioè... Non è che... Parla come te, amore, uguale. Beh, allora, Beatrice sta facendo un grandissimo esame di coscienza. Cioè, secondo me sta davvero facendo un grandissimo percorso personale. Mi fa spaventare perché tutte voi eravate come me.
E poi siete diventate così, a me così non ma mi perché... Non voglio diventare suora, ma... Terrorizzata da sta cosa, ragazzi. Tu devi stare tranquilla, dai. E più Beatrice piange, più si abbraccia con le suore, più lei diventerà essa stessa. Però secondo me, viste l'anticipazione, la tipa che esce secondo me potrebbe essere lei, perché ha una paura folle. Ma dici folle. Che è proprio terrorizzata e dice scappo prima piuttosto che... Grazie, sono... Niente, grazie. Dai. Stai tranquilla, perché noi qua non ti vogliamo, vai. Affanculo! Qua non ti vogliamo! Va bene, ma andiamo avanti perché non è finita qui, ragazzi. È quello che sperano le suore con l'arrivo dei nuovi ospiti. Ah, gli ospiti, gli ospiti! Sono in arrivo! C'è, c'è ma altro, ascolta chi sono, amore. Secondo me sono 10 cioè, maschi. No, secondo me sono i loro genitori familiari. Un van! Guidato da una suora. È una sorpresa. Una sorpresa. Chiedo scusa all'associazione comici italiani. Che cringe, amore. Non, mi dispiace, me ne vergogno. Ma maschietti, no, sono amore, maschietti. Ma saranno frati o comunque monaci. Saranno studiando per diventare preti, secondo bellissimo. Me. Bellissimo, amore, bellissimo. Così loro non diventano più preti. Minchia, dove si stanno portando qua? Dove sono le fighe? Minchia. Adesso c'è il primo contatto maschio e femmine, no? Tipo, sì, ok, attenzione! No, ma sono ragazze e ragazzi. Oh, vedi quanta bella giovane. I ragazzi di Cetraro. Ma è una band? Come sapevo? C'è Eugenio in Via di Gioia e i ragazzi di Cetraro. Lui non sa bene dov'è. Loro sono ragazzi di una nostra casa famiglia. Ah, ok. Queste sono ragazze che sono cresciute con noi. Queste sono per ragazze così piccoline. Che carine, che bello perché hanno cresciuti loro. Quando parlano di queste cose a me mi si squaglia sì, sempre infatti. Il cuore. Non ce la faccio a fare lo stronzo. E quindi li abbiamo invitati perché? Perché? Prima sono dei ragazzi che possono trovare amicizia in voi. Chi lo sa? Sono dei ragazzi che hanno dei sogni. Hanno dei sogni? E questa è una cosa bella. Però sono un po' tutti, non so, confusi, nessuno dice niente. Hanno dei sogni. C'è stato un silenzio così un po' che lascia parlare più di mille parole. Sor Carmelita! Stasera si fa il panico. Ma come si fa il panico la suora? A Carmelita? Panico! Tutti decidono di uscire all'aria aperta. Ma adesso escono! Giuseppe. Ma recitano su Zoom. Su Zoom. E difendici da ogni male. Amore, su WhatsApp, su FaceTime. Sta seguendo tipo la messa, forse. Eh sì, fanno le streaming su Twitch ora, la domenica alle 10. Beh, sì, ma anche su YouTube. Ogni domenica sacco di chiese. Alle 10 fanno live messa con noi. No, su Twitch non credo. Come no, certo. Su Twitch. Certo, ogni domenica c'è la live su Twitch delle messe e si abbonano. Invece che fare le offerte. Ma non è vero. Fanno, mentre fanno la messa, ma fanno. Non è vero. Grazie a Francesco per la sub, adesso passiamo all'omelia. E vi ricordo che potete abbonarvi con Amazon Prime. Con Prime, l'abbonamento è gratuito, lo dice anche Gesù. Abbonati anche tu. E andiamo avanti con le stronzate, ragazzi. Noi questa puntata. Ma che bella cena! Io sono qua combattuta per restare o meno qua, non so se restare o andarmene. Forse va via. E nuovo giorno sul convento delle suore battistute a Roma, vediamo cosa accadrà oggi. E oggi è un giorno speciale. È il compleanno di Suor Carmelita. Compleanno di Suor Carmelita? No! Compleanno di Suor Carmelita! Per l'occasione le ragazze si armano di forbici e buoni sentimenti per portarle un piccolo ma sentito dono. Ma no, bellissimo! Grille bianche! Sei bella. Raccolgono un mazzo di fiori per la sua Carmelita bianco. Tagli auguri a te. Che bello. L'abbiamo presi due. Ma come sono carine, grandi, grandi. Mega bravo pure io. Pure io vi voglio bene. Amore. Domani i ragazzi di Cetraro partiranno. Insieme a noi. Stasera vi salutate. È stato un momento conviviale. Vi siete conosciuti. Questo significa che siete dei ragazzi liberi. Ciao. Brava Sorpina. Brava in questa libertà.
la libertà, la consapevolezza di quello che si è. Esatto. Cioè, questi stanno, hanno un potere sessuale, stanno convertendo tutta l'Italia a furia di farsi vedere. Boom di conversione in Italia, da quando uscivo ti spiesco in convento, Suor Carmelita ha monacizzato un paese. E i ragazzi si abbracciano prima di andare via, i ragazzi di Cetraro abbracciano le nostre demoni, che in realtà stanno diventando molto più angeli in questo momento. Io volevo chiedere un parere. Ecco, attenzione, ecco, chiedi un parere un alle suore. Deve parlare del fatto che sta diventando suora. Raga, secondo me raga, mi giuro, secondo me diventerà una suora. Te l'ho detto, vedi, tutti. C'è questa, vedi, questa salone, lo dicono tutti ormai. Sono arrivata a un punto in cui non so se andare, tornare a casa, oppure se rimanere. Non pensi che dentro di te potrebbe esserci anche una paura di andare oltre, di cambiare ancora? Ancora più ansia che sta mettendo sta ragazza. Un po' ce l'ho sta cosa che potrei cambiare ancora un po'. Suora! È stato proprio un pianto che non avevo mai che fatto prima. Che cosa ti ha toccato particolarmente l'altro giorno? Gesù! Cioè, mi ha spaventato proprio il fatto che avevo... E ho sempre avuto dei piani miei, non so, vedere nuove prospettive, nuove possibilità. Ma questo fa paura a tutti. Che per forza non andare nella direzione che lei si era prefissa. Poi, se tu senti che a questo punto vuoi ritornare a casa, devi valutarlo tu. Quindi le suore lasciano tutto aperto. Cioè, secondo me voi tre ve la siete vissuta molto male all'inizio, e invece adesso ve la state vivendo meglio. Invece per me è l'opposto, all'inizio me la sono vissuta bene e adesso sto disperando. Quindi Bea è proprio in crisi pesante. Per Beatrice è il momento di comunicare la sua decisione. Ah, quindi? E penso che andarmene non sarebbe un fallimento per me. No! Ma via, amore! Sai che però non pensavo, fino alla fine avrei creduto rimanesse. Sì, anch'io. Beatrice ha deciso di andare. Posso tornare a casa mia applicando quello che ho imparato. Quindi Beatrice va! Beh, che è la cosa più bella comunque, speriamo lei l'abbia speriamo fatto. Speriamo che l'abbia fatto, però visto Instagram di Beatrice è ancora lì negli yacht, nelle cose. Beh, ma l'importante, che... lei, quello comunque è la sua vita, l'importante è che lei magari sia diventata una persona migliore e che applichi il bene verso gli altri, che veda la luce negli occhi come la suora. Infatti è importante che applichi il bene verso gli altri. Beatrice, invitaci, siamo in due, esatto. Applica questo bene. Guarda che luce che guarda abbiamo, guarda che luce negli occhi che abbiamo. Ci facciamo una clausura di 7 giorni da te, se vuoi. Quindi si abbracciano le nostre amiche. Vedi, anche un bel momento, perché bello, alla fine si vogliono bene. Brave raga. Sono contenta per lei, mi sento un po' una scema perché io per fare il gruppo non me ne sono andata, quindi la prossima volta devo fare l'egoista e sbattermene. Ma lei non è, ma Beatrice non è stata egoista. Ma no. Devi essere certa che andrà bene. Non va bene dal primo giorno, non è andata bene un singolo giorno da quando sono arrivata, ma non ne posso più. La Pigna soffre tantissimo. Ah, non mi va di parlare con nessuno, voglio stare da sola. No, va via, via. Arrabbiata, marcia, va via, sale su. Beatrice va a mettere un po' le toppe. Cioè, lo so che ti manco, ma che poi... sei anche un po' arrabbiata perché in fondo... Io ho fatto una promessa a voi, ho detto dobbiamo, se rimaniamo tutti insieme fino alla fine. E io le promesse le mantengo. Sta soffrendo, che non vuole che vada via Beatrice. Che sembra una scelta egoistica di Beatrice. A me essere presa in giro da una persona alla quale ho detto che è stata lei più degli altri ad aiutarmi qua dentro, boh, mi ha dato parecchio fastidio. Capito, però lei deve anche fare un percorso personale, non è solo il gruppo. La scelta di Bea ha avuto un forte impatto sul gruppo. Ma come finirà con la nostra Pigna? Andrà via anche lei? Ma ormai la decisione è presa. Quindi Beatrice lascerà il convento. Ti prego, resta, perché devi restare. Ultime parole famose. Puntata dopo. Voglio andare! Ma guarda che è già finita, manca una puntata. Un applauso a Bea, che lascia il programma. Ma non ci lascia il suo conto corrente, quindi per questo noi saremo arrabbiati per sempre con te. Ma andiamo avanti. Vorrei un attimino provare a portarle fuori, vediamo che cosa possiamo organizzare per farle star bene. Ah, serattina fuori, a giocare a poker dal vivo, al Texas Hold'em. Ho una bella notizia per voi. Stasera si spende. Aperitivo. Sì. Aperitivo, vedi? Però non è con una cosa da bere che si risolve una situazione. Però... vabbè, Pigna va ma con l'umore un po' sotto le scarpe. Quindi i ragazzi vanno, che c'è da fare l'aperitivo. Oh, ma intanto continua a scommettere. Ma lei continua a giocare a poker. Basta, io me ne voglio andare. Ma che cosa sarebbe una presa per il c***o? Ah,
perché fa tipo Beatrice che è andata via. Sì, esatto, io ti sto prendendo per il c***o. Oh, che problema? Ti immagini? Beh, io mi metto per il c***o. Madonna, Lucy sta scherzando, Pini ha già presa male, se la prende. Oh, a posto? Poi hai detto, guarda che allora, tu hai di prendere per il c***o, ok? Ci sta per essere un confronto pesante. Magari si picchia, ma da sola ancora su Crazy Time. La mia era una semplicissima battuta. Se a lei le ha dato fastidio, mi poteva prendere di lato. L'ho capito anch'io come battuta, eh. E magari dirmi, senti, a me mi ha dato fastidio quello che hai detto. E te l'ho detto. Spero che stai scherzando. Ti ho detto evita. Ti ho guardato. Ma pensavo che, eri... Dai, dai, che vi ha portato fuori apposta. Non litigate. Vabbè. Però l'alcol scende nei bicchieri e la nostra suor Pina cosa si prenderà? Un bell'angelo azzurro, direi. Non litighiamo. Beviamo qualcosa. Scagniamoci. Tu che pensi? È scesa. Una bella birretta, dai. Da quanto tempo non bevevi? Da parecchio. E boh? 3-4 mesi. E per colpa nostra bevi. Ma che. Ma io bevo il sangue di Cristo ogni mattina. I peccati sono altri. Brava, una birretta non fa male a nessuno. Oh. Tipo? L'invidia, il parlare male gratuitamente. Il mentire. Anche prendere in giro. Ah. E vai col dito nella piaga. Che esagerazione, madonna, ma cosa le ha detto? Cioè, imparasse lei anche un po' di tatto verso le persone, perché io va bene, sono permalosa, ma cioè. E c'è il pianto di Vabbè, Lucy. Vabbè, c'è stato proprio un fraintendimento, dai. È inutile che ora ci mettiamo a fare le cose, va bene? Siamo tutte stressate. Brava, oh, vedi? Che magari mi hai preso un attimo il momento di rabbia, perché capisci che oggi sono particolarmente girata di c***o, perché... Ma tu sai che cosa devi fare quando io ti rispondo male? Tirami un cazzotto in faccia. Certo, così risolviamo. Però apprezzo il fatto che tu sia venuto, cioè veramente l'ho apprezzato tanto. Però vedi, ha capito, Pinia sta capendo, non è che fa le cose a caso. Sa, certo, che ha un problema, se ne rende conto e va da lei da chiarire. Comunque Sor Pina non ha detto niente e si è risolta la situazione. Col potere del colpo dell'ave di Maria, capito? Sì. Dalla sua croce, pam! Grazie al confronto, le ragazze hanno ritrovato armonia e fiducia l'una nell'altra. Quindi si riamano. Nella prossima puntata vediamo cosa accadrà. È l'ultima puntata, raga. Organizzato una sorpresa per le ragazze. Quindi una mini sorpresa. Un cammino per iniziarne uno nuovo. Torniamo a casa. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Domenica prossima ci sarà la quarta puntata e ti spedisco in commento 3. Voglio ringraziare di cuore la nostra Jesuisil. Seguitela qui su Instagram. Grazie, grazie, amore. Grazie a lei, come sempre. No, grazie a lei. Lei è il perno centrale di questo bellissimo canale. E ovviamente seguite anche me su Instagram, Tony e Pants. Lasciate like al video importante. Ci vediamo domenica prossima, ore 14. Un bacione. Ah, ciao, viva Gesù! Viva Gesù sempre, sempre! Mi raccomando, per gli ultimi che sono ancora qui, nelle prossime settimane vi daremo delle notizie con dei video dedicati, perché accadranno delle cose importanti, dei cambiamenti radicali al canale. Ciao!